potevano essere utilizzati. Il consigliere comunale di Battipaglia, Roberto Cappuccio, ha preso la scelta ormai irrevocabile di abbandonare il gruppo consigliare fedele alla sindaca Cecilia Francese. Etico della prima ora, Cappuccio ha già protocollato alla segretaria un'istanza per ufficializzare il suo passaggio all'opposizione e nel corso dell'ultima puntata di Fatti e Dintorni, in onda ieri su Sudo TV, ha puntato il dito contro l'ex sindaco Fernando Zara in merito alla sua consulenza in seno alla partecipata preposta all'igiene pubblica Alba SRL. Proprio nell'ambito di quell'accordo programmatico fatto con la sindaca, il ragionamento era quello di mettere sul piatto tutta una serie di argomenti che erano dirimenti per la nostra amministrazione e per la città di Battipaglia. Tra questi c'erano anche le partecipate. Chi si doveva interessare delle partecipate? E questo veniva fuori da un ragionamento da fare all'interno della maggioranza. Ma non è che era un discorso di dire la consulenza va data al dottore Zara e quant'altro, perché io le potrei dire anche un'altra cosa. Ma mi spieghi in maniera molto chiara, come si fa a dare una consulenza a un medico all'interno di un'azienda che si occupa di rifiuti? E all'interno di questa consulenza quali sono i paletti nei quali si deve muovere il dottore Zara? Cioè ci sono tante variabili che ancora non ho capito, che non mi sono chiare. Ed è assurdo che, diciamo così, mettere sul banco una consulenza e mettere sul banco 20.000 euro, 25.000 euro, perché non so quanto è il valore esatto di questa consulenza, possa, diciamo così, magicamente far passare tutti quelli che erano gli attriti che esistevano tra una sindaca che era considerata insipiente e invece Zara che era considerato il nemico da distruggere. Quindi questo mi sembra assurdo. Intanto, il prossimo 23 aprile, la maggioranza dovrà superare lo scoglio dell'approvazione del bilancio in sede di Consiglio.